Ben ritrovati con l'informazione locale di Radio Adige TV e benvenuti a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo la prima pagina del Daily Verona, il quotidiano multimediale che arriva ogni sera via email e via WhatsApp. Vi ricordo che è gratuito, basta iscriversi, c'è anche il canale Telegram. Dengue in Veneto, primo caso autoctono, emesso il nuovo bollettino della Direzione Prevenzione del Veneto sulle malattie trasmesse da vettori come zanzare. Notificato ieri il primo caso autoctono di dengue del 2024 nella nostra regione. Allora vediamo l'articolo sul sito deliverona.it. Si tratta di un giovane di 20 anni residente nel Vicentino, nel territorio dell'ULS 7 Pedemontana. Al momento è in ospedale ma in miglioramento. Si tratta appunto del primo caso autoctono di dengue nella nostra regione, mentre altre regioni ne hanno già registrati alcuni focolai locali di questa malattia che viene veicolata dalla zanzara tigre. Per questo è stato avviato anche un monitoraggio, un'indagine approfondita sulla zanzara appunto nella zona in cui c'è stato il contagio. Avviata come da protocollo una disinfestazione straordinaria preventiva che prevede interventi larvicidi e adulticidi delle zanzare adulte, quindi è un'attività porta a porta di prevenzione per evitare le zone a rischio proliferazione. Ad oggi non si sono verificati in Veneto altri casi autoctoni, oltre che di dengue, di chikungunya, zika virus, usutu virus e febbre oropuce. Sono stati invece confermati 131 casi autoctoni di West Nile, con le varie casistiche più o meno gravi. Trovate l'approfondimento qui sul articolo sul sito di Verona. Andiamo avanti con la cronaca. Si ribalta con il trattore un ferito grave a Villafranca. È successo oggi pomeriggio intorno alle 17 in località d'Ossi Prabiano. La vittima è stata portata d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento. Queste sono le prime informazioni. Recuperato ieri pomeriggio un 76enne ferito sulle montagne veronesi al rifugio Fraccaroli. Ha sbattuto la testa dopo una caduta e quindi appunto è stato poi accompagnato all'ambulanza dal soccorso alpino. A GSM AIM i sindacati replicano alle parole di Testa. Dopo gli annunci sulle possibili sinergie industriali, CGIL, CISL e UIL di Verona e Vicenza chiedono che presidente e sindaci si confrontino con il mondo del lavoro sul futuro del gruppo. Il presidente Testa ha parlato di sinergie industriali con Dolomiti Energie in particolare e TEA, quindi le aziende di Trento e Mantova, però appunto i sindacati dicono dovremmo prima parlarne internamente prima di dare dichiarazioni alla stampa. E in sintesi questa è la nota e l'appunto che fanno i sindacati. Erasmus italiano da Verona, convenzioni con Sassari e Foggia. L'Università di Verona ha avviato il bando per l'Erasmus italiano, offrendo agli studenti la possibilità di studiare in altre università italiane con borse di studio ministeriali di 1000 euro mensili. E proseguiamo con le notizie dalla provincia. Presentata la 38esima stagione del Teatro di San Giovanni Lupotato al Cinema Teatro Astra, fra i vari nomi che passeranno sul palco lupatotino ci sono Giacomo Poretti, Caterina Guzzanti, Arianna Porcelli Safonov, Giorgia Fumo, Giuseppe Giacobazzi. Si parte il 12 ottobre con Giacomo Scifoni. E proseguiamo con le notizie dalle pagine dell'economia. Auto Brennero investe in tecnologia, una flotta di droni per la sicurezza. Autostrada del Brennero, la 22, investe in innovazione tecnologica introducendo una flotta di droni per l'ispezione delle infrastrutture, formando 24 collaboratori al loro utilizzo, puntando a migliorare sicurezza ed efficienza. Al via la raccolta del riso in Veneto, bene Verona, male il delta del Po. Il centro degli investimenti e l'avvio del raccolto del vialone Nano, le semine ritardate potrebbero influire sulla resa dei risi tardivi, mentre nel delta del Po il maltempo ha danneggiato fino al 50% dei raccolti. Proseguiamo con Phoenix Capital, che dopo le operazioni con il Chievo e
L'Aquila accompagna ora il Seregno FBC. Parliamo di calcio e sport business management. Phoenix Capital, l'azienda veronese, advisor strategico del neonato club Seregno FBC, tornato a calcare i campi della promozione lombarda. E ancora dallo sport, Hellas arriva al Torino, Zanetti dice sarà una partita fisica, si gioca domani sera, venerdì alle 20.45 al Bentegodi con il Torino per la quinta partita stagionale di Serie A. Zanetti dice dovremo dare il massimo davanti al nostro pubblico straordinario. E ancora ancora sport, pallavolo però, Marco Vitelli, il nuovo centrale di Rana Verona, 28enne con già una buona esperienza. E invece da giornale Pantheon.it la storia è sportiva di Cecilia Bragantini, un tuffo dopo l'altro verso il sogno. Continuiamo con gli spettacoli e iniziano questa sera le 8 serate del tour A Tutto Cuore Plus Ultra di Claudio Baglioni in Arena. Baglioni che con questo mega tour decide di ritirarsi dai grandi concerti nelle grandi arene outdoor e indoor, e quindi questo fine settembre a Verona è sicuramente all'insegna di Baglioni, tra l'altro recentemente scelto dall'Ordine degli Architetti di Verona per l'inserimento nell'albo d'onore, lui architetto laureato in architettura alla Sapienza di Roma. Per quanto riguarda l'arena, è sul palco dal 19 al 22 e poi dal 25 al 28 settembre, per un totale di 8 date. C'è anche l'approfondimento che trovate sempre su Daily, l'architetto un supereroe a tutto cuore. E per chiudere, Richak al Parco della Provianda con Scorsese e Spielberg. Progetto Richak offre proiezioni gratuite dei film Ugo Cabret e The Fablemans al Parco della Provianda Veronetta. Si comincia sabato 21 settembre, poi secondo appuntamento il 28. E poi, come sempre, per chiudere gli appuntamenti di domani, cosa fare Verona e provincia, venerdì 20 settembre. Vi ricordo, ieri è uscito il nuovo numero del settimanale Verona Eventi, con appunto gli eventi da scoprire a Verona e provincia. Si chiude l'appuntamento di oggi con il TG Daily, vi ringrazio per averci seguito e buon proseguimento con Radio Adige TV e tutti i canali Verona Network.